Signori, buongiorno e benvenuti sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Nuovo appuntamento con la serie mensile del commento di Il Generatore a Fallout Story. Questo mese i nostri intrepidi avventurieri si sono addentrati più a fondo nel dungeon e hanno cominciato a interagire in maniera molto più massiccia con l'ambiente. E questo mi permetterà di spendere qualche parola in più nello spiegare come gestire al meglio questo genere di situazioni. Per chi fosse arrivato nuovo, vi ricordo che questa non è la serie vera e propria, questi sono video di commento tecnico in cui io spiego quali sono le scelte di mastering che ho fatto durante la conduzione della sessione. La sessione vera e propria la trovate quassù oppure nel panel in fondo al video tra i video consigliati. Non perdiamo altro tempo, che questo mese abbiamo un sacco di cose di cui discutere. Andiamo direttamente al commento del quarto episodio di Il Generatore a Fallout Story. Effettivamente non vedi niente, ma davanti a te, per terra, è ribaltato sul fianco, ma c'è un grosso distributore di bevande del vecchio mondo. Sul fianco vedi il logo della Nuka-Cola, solo che fondamentalmente è caduto di faccia. Bene. È però acceso, perché il rumore che sentivi sono le ventole del raffreddamento della macchinetta. Apparentemente tutta questa manfrina col distributore di bibite ribaltato sarà una perdita di tempo. I giocatori passeranno vari minuti a fare prove abbastanza superflue per un incontro estremamente semplice, cioè ribalta l'oggetto per ottenere il tesoro. E sì, questa situazione effettivamente è molto semplice, ma situazioni del genere possono tornarvi utili come master per vari motivi e su vari livelli. Il primo è il più importante, è quello che dà ai giocatori un'ottima scusa per interagire in maniera significativa tra di loro con i loro personaggi. A seconda del gruppo questa interazione sarà diversa, potrebbero dar luogo a una piccola scena comica come hanno fatto nella quest, potrebbero fare invece una scena più pesante e drammatica, potrebbero... Abbiamo visto che alcuni hanno detto che i loro personaggi mantengono questo atteggiamento militarista e si mettono a sorvegliare gli angoli mentre altri fanno altro. Ci sono infinite cose che i giocatori potrebbero fare. Ovviamente non c'è una scelta giusta, dipende da quello che piace al tavolo, dal tono della quest. Però dare ai giocatori ogni tanto la possibilità di fare gioco libero o metterli di fronte a una situazione semplice in cui possano interagire in maniera più facile senza avere qualcosa a cui devono effettivamente sforzarsi di pensare, torna utile e crea group building e crea interazioni interessanti. In secondo luogo, questo è un ulteriore modo per inserire elementi di lore e dare informazioni ai giocatori sul mondo di gioco, evitando spiegoni. Questo incontro poteva essere fatto con qualunque cosa, i giocatori avrebbero dovuto spostare un grosso sasso per trovare qualcosa che era stato nascosto sotto. Ma la Nuka-Cola e i distributori della Nuka-Cola che si trovano ovunque sono un elemento molto ricorrente nell'ambientazione di Fallout, sia come meccanica di gioco. Le bottiglie di Nuka-Cola sono delle pozioni che hanno poi degli scopi meccanici nel gioco, anche nell'adattamento che ho fatto io ho fatto la stessa scelta, ma anche a livello proprio di ambientazione e di lore la Nuka-Cola era una delle grandi multinazionali del vecchio mondo e all'interno dei videogiochi della serie è possibile trovare intere storyline, interi dungeon, e Fallout 4 ha proprio un'espansione dedicata a un parco di divertimenti della Nuka-Cola, quindi era un elemento caratteristico dell'ambientazione di Fallout che sarebbe stato ottimo inserire anche nel mio adattamento per
mantenere l'idea della coerenza con la loro ufficiale, e questo incontro mi ha dato la possibilità di anche solo citare il nome della Nuka-Cola senza dover spiegare le cose direttamente ai giocatori come io ho appena fatto a voi. Ovviamente quali elementi usare in questo modo dipende esclusivamente dall'ambientazione che state usando, ci sono infiniti casi. In realtà è un discorso abbastanza complesso e probabilmente è il caso che ci faccia un video dedicato sopra. In questo caso, poi, la presenza di questa prova con il distributore mi serviva anche a un terzo scopo specifico per questa stanza. Io sto su alle Ok, io scale provo ad e uno allargare per i volta, due però. portelli di questo Ok, vai, ascensore. fai Gianni. Allora. Tiri, 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 un po' si allarga, poi riscatta in posizione. Ok, Si dopodiché guardo tranquillizza. già come dico, ok, braccio di ferro, che ne dici di provarci tu? E qui nuovamente i giocatori si trovano di fronte a dover fare un'ulteriore prova di forza, in questo caso per aprire le porte dell'ascensore. Chi ha visto tutto il video sa che questa è la terza prova virtualmente identica a cui i giocatori si sono trovati davanti in questo stesso corridoio. Hanno dovuto superare una prova di forza per ribaltare il distributore, questa prova per aprire l'ascensore e avrebbero potuto anche farne una per aprire la porta sul retro che è incastrata alla ruggine. Immagino che a questo punto qualcuno si stia chiedendo perché inserire tre prove identiche, tutte una attaccata all'altra, in uno stesso corridoio. Qual è lo scopo utile? In effetti c'è, per chi ha visto il video sulle tecniche di illusionismo, questa si tratta nient'altro che di una manovra Kansas City. Ai giocatori è stata data l'impressione che a questo punto loro debbano prendere una decisione su quale sia la strada migliore per proseguire. Devono prendere le scale in fondo al corridoio o arrampicarsi per le corde dell'ascensore? O magari la via migliore è la porta che dà sulle scale antincendio. Ognuna di queste tre strade sembra offrire vantaggi e svantaggi, quindi i giocatori cominceranno a ragionare su qual è la cosa migliore che possono fare. Magari avrebbero anche cominciato a dibattere tra di loro su qual è la via migliore, creando un'altra scena di gioco di ruolo. Ma nella pratica tutte e tre le strade portano allo stesso stanzone al piano superiore. Effettivamente il punto di ingresso potrebbe portare dei vantaggi o degli svantaggi sulla griglia tattica ai giocatori, ma dato che loro non sanno quali sono, questa non è una scelta significativa. Mettere i giocatori però di fronte a tutte queste possibilità li ha spinti a ragionare sul percorso, facendogli perdere d'attenzione altre cose importanti della scena, come per esempio il fatto che il dungeon non è vuoto, probabilmente c'è ancora qualcuno dentro e a loro converrebbe non fare eccessivo rumore. Come per esempio cercando di manipolare grossi oggetti metallici con prove di forza. Sì, la pantera rosa, non una pallottola spuntata. Qua dice 21. Più 13, sì. No, non sapevo se avevo segnato bene correttamente il bonus. Vabbè, ma che culo. Ah, io mi ero spaventato che era Master che aveva tirato quei dati. Infatti è Master che ha tirato quei dadi. Adesso sentite tutti un brusio e il rumore delle elitre dei Rattrocer che si fa più vicino. E qui la manovra Kansas City paga. I giocatori hanno effettuato un sacco di prove di forza, hanno fatto molto rumore. Questo mi ha permesso di effettuare una prova di percezione per i Rattrocer del piano di sopra, che effettivamente hanno sentito i giocatori e ora sono coscienti della loro presenza. A questo punto, però, qualcuno potrebbe pensare: vabbè, ma se volevi che i Radroach fossero coscienti dei giocatori, potevi semplicemente dire che li avevano sentiti senza stare a inserire tutta questa scena complicata. Potenzialmente sì, ma sarebbe stato intellettualmente disonesto da parte mia, perché a quel punto questa situazione non sarebbe stata la conseguenza delle azioni dei personaggi, ma sarebbe stata una decisione arbitraria da parte del master in cui i giocatori non potevano fare assolutamente niente. E
al di là di tutto, tutta la situazione era pensata per far distrarre i giocatori e quindi fargli fare rumore, ma nulla ha impedito loro di dire no, continuiamo a muoversi silenziosamente, saliamo le scale e a quel punto avrebbero potuto prendere i Rocer di sorpresa e poi in seguito tornare a controllare tutte le porte, spostare gli oggetti rumorosi. Ricordatevi, prima si pulisce il dungeon, poi si raccoglie il tesoro. Al di là di tutto questo, comunque, la scena ha dato la possibilità ai giocatori di interagire tra di loro, mi ha permesso di dare informazioni di lore, e il fatto che i giocatori a un certo punto si siano resi conto di essere stati sgamati ha dato anche tensione alla scena. Tutto questo non sarebbe stato possibile se io avessi semplicemente detto: dietro la porta c'è un'altra stanza, dentro ci sono dei mostri e adesso vi attaccano. Ricordate sempre che nel gioco di ruolo non si vince e non si perde, molto spesso non c'è una scelta che sia effettivamente migliore di un'altra. Tutto lo scopo è quello di creare situazioni interessanti. E a proposito di situazioni interessanti. Ho una proposta. Se i vostri personaggi sono bravi ad arrampicarsi, noi li attiriamo dentro l'ascensore, gli sganciamo una granata dentro quando sono ammassati dentro e ci arrampichiamo su per i cavi. Ora, la mia previsione per lo scontro era che i giocatori avrebbero dovuto affrontare i Rocher nel corridoio, che è uno spazio ristretto in cui loro sarebbero rimasti imbottigliati, ma i Rocher, con la loro capacità di volare, avrebbero potuto muoversi più liberamente. La proposta di Max, però, è stata decisamente più pittoresca. Questo è proprio uno di quei tipici casi in cui bisogna assecondare la volontà dei giocatori. Effettivamente tutti gli altri membri del gruppo sembravano essere grosso modo d'accordo con tentare il trappolone nell'ascensore. Questa era evidente la volontà del party e anche da un punto di vista di economia del dungeon avevano già fatto scontri in precedenza. Io so benissimo che ci saranno scontri in futuro, quindi anche evitare un singolo incontro di combattimento non è poi una gran perdita. Questo non è affatto qualcosa di sbagliato, anzi, capita continuamente. Buona parte della prima stanza e della successiva stanza erano pensate per questo scontro con i Radroach, che poi in realtà non è avvenuto assolutamente come era stato previsto al master. Non è un errore, capita di continuo, fateci l'abitudine, questo è masterare un gioco di ruolo. Anche se devo dire che in questo caso specifico io non sono sicuro che la situazione in cui poi gli avventurieri sono finiti sia stata per loro effettivamente preferibile al fare semplicemente lo scontro nel corridoio. Comunque, questo episodio termina qui con un letterale cliffhanger. Noi andremo avanti il mese prossimo per vedere il seguito di questa scena. Sì, li lasciamo appesi a una fune per un mese. Ci vediamo ovviamente settimana prossima con i video delle serie regolari del canale. Come sempre, adesso la parola sta a voi. Scrivetemi nei commenti qui sotto quali decisioni di mastering voi avreste preso. E perché, se vi sono capitate occasioni simili nelle vostre quest, e quanto spesso i vostri giocatori hanno cercato di suicidarsi in maniera creativa per non fare qualcosa di relativamente facile. Come sempre, in descrizione trovate i link dei server Telegram e Discord della community del Master CAE. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.